The man that will face all his enemy without thinking to use his gun and accomplish his revenge. Who is the man who knows what their revenge will do? It will bring nothing more than pains, that pains, only pain. Punishment will not obtain the right that we need. When the people realize that must be together against the wrongs. Who is the man that will be able to understand and guide the bring nothing more than pains, that pains, only pains. I just will not obtain the right that we need. Only then the people realize that must be together against the wrong. Who is the man that will be able to understand? Te ne sembra? Un buon colpo. Ma non sarà facile portarle sull'altro versante. In ogni modo dobbiamo provarci. Andiamo. Comincia il pezzo più difficile.
E dobbiamo sbrigarci o rischiamo di restare intrappolati dalla neve. Giusto. Arrivato fino su in cima. E allora? Niente da fare, il passo è bloccato. Le bestie non riusciranno mai a passare. Il villaggio che abbiamo visto è riparato, non deve nevicarci molto. È una soluzione per ora. Si torna indietro! Indietro! Salute, mi chiamo Scave, capo Mandria. Ho con me 1000 capi di bestiame e 18 uomini. Tutti malridotti, uomini e bestie. Sono giorni e giorni che camminiamo nella neve e nella tempesta. Ho bisogno di viveri e di riposo per gli uomini e di un po' di foraggio per gli animali. Non possiamo fare molto per voi, Scave. Il nostro è un paese povero. Sono disposto a pagare. Se questo può aiutarvi a risolvere il problema. Qui il denaro non significa niente. Le nostre provviste sono scarse. Ma se volete riposarvi, potete fermarvi un paio di giorni. Giorni saranno più che sufficienti. Scaife non ti piace, vero Bill? Io non giudico chi non conosco. Ma in fondo si tratta soltanto di 2 giorni. Non si può rifiutare ospitalità a gente stanca ed affamata. Ho già sentito queste parole. Le ha dette tuo padre 20 anni fa. 2 ore dopo era morto. Morto. Lui. Tua madre. E mia moglie. E tutto per aver accolto gente stanca ed affamata. E li ha ringraziati ammazzandoli come cani. Mio padre amava il suo prossimo. Un uomo onesto deve farlo. Me l'hai insegnato tu. Che l'abbiano tradito è un altro discorso. Tu hai passato tutta la vita ad aiutare la gente, non chiedendo nulla a nessuno. Dove sono finiti i tuoi ideali? Che cosa ti succede? Sono vecchio ormai. I tempi sono cambiati. Uno non può continuare a fare l'eroe quando non lo è più. Vivo con questi contadini sperando di essere ancora utile.
Ma forse... forse è un'illusione. Forse quello che gli ho insegnato... Hai insegnato a questa gente a vivere in pace. Questo è importante. Tu sei troppo nervoso, papà. È l'inverno, ragazzi. Ecco che cos'è. È l'inverno. Sai che cosa vado a comprarti? No. Mezzo gallone di whisky. Prescrizione medica dopo un consulto tra me e Gladys. Uno di questi giorni arriverete anche con la licenza di matrimonio, voi due, eh? Mi chiamo Mark. È scritto fuori, non ha visto? Tutto da Mark. Bene, Mark. Hai per caso del profumo? Vorrei togliermi di dosso questo odore di bestiame che mi porto sempre dietro. E come no. C'è tutto qui da me. Viene da Boston. Roba di classe. Mark, un momento. Hai sentito, l'ometto? È merce di Boston. Ne vuoi? Andiamo, Tony. Tornerò più tardi. Neanche un sorriso mi fai? Tutti contro la parete. Tony! Chi ha cominciato? Ho chiesto chi ha cominciato. Fermo, Robin! Niente di grave. Volevano soltanto divertirsi un po'. Non sarebbe successo niente. Io ed El controllavamo la situazione. Quell'uomo è in arresto, Scaife. Per i miei uomini,
La legge sono io. In questo paese sono io la legge. Non complicare le cose, Ransom. Va bene. Andiamo. Ma vi avverto, la prossima volta non vi ascolterò. Non ci sarà una prossima volta. Ti aspettavo, eh? Sapevo che saresti venuto. Ci si ritrova sempre nella vita, anche se uno non vuole. È difficile dimenticare, El. Gli anni passano, ma dentro si resta uguali. Bill, devi andartene di qui. Porta via Gladys e il ragazzo. Scave è un bandito e la mandria è rubata. Sì, l'avevo capito. Ma sarete voi ad andarvene domani. Impossibile, il passo è bloccato. Dovremo svernare qui. Ti ripeto che domani ve ne andrete via. Cerca di ragionare. Scave vuol salvare la mandria. Ogni capo vale denaro, tanto denaro. Per arrivare alla primavera gli serve il vostro villaggio. Lo capisci, Bill? Sei tu che non vuoi capire. O forse hai dimenticato. 20 anni fa sono venuto nel vostro paese per sfuggire alla violenza. E qui la tua gente mi ha dato una stella da sceriffo per combattere la violenza. Io l'ho accettata. Non so se ho assolto bene il mio compito, ma ci ho provato. Anche tu un giorno... Lascia andare. Sto parlando di adesso. Di oggi. Non di ieri. Scave è senza pietà. Per lui uccidere con la forza vi porterà via le case e le donne. Già. La storia si ripete, vero, El? Come in quella notte. È inutile che mi ricordi quella notte. È una partita chiusa. Ero un altro uomo allora. Ho voluto vendicarmi e ho sbagliato. Hai sbagliato a diventare un bandito, come quelli che violentarono le nostre donne. Cosa è rimasto di te ora? Solo ciò che vive nella memoria di tuo figlio, quello che io gli ho detto di te. Tony ti crede morto. Sa soltanto che eri un uomo eccezionale. E non saprà altro, vero Bill? Devi fuggire stanotte. Domani sarà tardi. Ci difenderemo con tutte le nostre forze. Non illuderti. I tuoi uomini sono contadini. Non sanno cos'è un fucile. È mio dovere aiutarli. Non puoi aiutarli. Puoi solo morire per loro. E a che mi servirebbe fuggire? Solo a sentirmi un vigliacco. E perché? Anche una morte eroica è stupida. Io non sono un eroe. Non ci tengo ad esserlo. Ma non posso fare altro che combattere. Sarà un combattimento inutile e senza speranza. Contadini contro killers. Sarà un vero massacro. Tu sei il pericolo, non Scave. Noi troveremo un modo per vivere con lui. No, non vivrete con Scave, ma sotto la sua pistola. Si servirà di tutti voi. E vi terrà finché gli sarete utili. Ma dopo non si lascerà nessun testimonio alle spalle. Forse hai ragione, Bill, ma avremmo guadagnato tempo. Perché morire questa notte? Perché stanotte possiamo ancora batterli. La sorpresa e il numero sono il nostro vantaggio. E chi guiderà questa valorosa schiera di vecchi contadini e ragazzi che non hanno mai preso un fucile in mano? Bill Ransom, no? Lo sceriffo leggendario. Sei solo un vecchio, Bill, e lo sai. Sì. Sì. Non sono che un uomo stanco che ha scelto di vivere in pace. Ma è giunto il momento di prendere le armi per difendere l'unica cosa che abbiamo. La libertà. Il vecchio leone si risveglia.
Vuole dimostrare di essere ancora il re che combatte per la salvezza della sua gente. Sei venuto con noi, Bill, perché solo della povera gente come noi poteva prendersi per capo un uomo finito, come te. Sono un branco di vigliacchi, Bill. Non riuscirai mai a convincerli. Andate via. Andate via tutti. Combatterò da solo. È inutile vivere con gente come voi. A volte morire diventa una cosa molto semplice. Andate via. Via! Sei andato in paese, El? Sì. C'è qualcosa che ti interessa laggiù? No, solo mi piace camminare la notte e non mi piace la gente curiosa. Sei sempre lo stesso. Un uomo senza passato, senza amici, senza capi. Un vero uomo libero. Sì, Scaife, un uomo libero. E nessuno riuscirà a legarmi. Ho paura. Anch'io, Gladys. Ma non ho scelta. Devo andare. Thank you.
però ti farò correre io, Ransom! Buttate le armi! Obbedite! C'è sempre tempo per morire. Ransom! Dove sono finiti i tuoi amici? Questo è il tuo paese, no? Non ti importa più niente di vivere, vero Ransom? Per che cosa vivresti? Guarda! Sono tutti chiusi nelle loro tane, al sicuro! Ti hanno lasciato solo! Non è soltanto per paura che si sono nascosti, ma perché sono nati servi! Non troveranno mai la forza per diventare uomini veri! E tu stai morendo per loro! Per la loro libertà! Ma che se ne fanno della libertà? Non sanno neanche che cosa sia! Sono solo parole, Scaife! Tu stai morendo per niente! Stai morendo solo per una tua illusione e per la tua libertà! Ransom! Mostrami quanto vale per te questa tua libertà! O anche tu hai paura, come tutti gli altri. Vengo fuori! Scaife!
ti sei battuto per loro e non lo hanno capito. Fuori! Tirateli fuori dalle loro tane! Li voglio tutti qui! Devono vederlo morire! Forse capiranno cosa vuol dire essere un uomo. Fuori! Venite fuori, avanti, sbrigatevi! Su, camminate! Hanson si era illuso su di voi, ma io vi conosco bene. Siete soltanto un branco di vigliacchi che si nasconde sotto l'aspetto di gente per bene. E invece siete marci. In voi non esiste che l'egoismo e la paura. Ora il paese è mio. Obbedirete a me. Vi lascio in vita solo perché ho bisogno di voi. Lavorerete per me. Ogni giorno la vostra vita sarà più dura e striscerete come vermi. Se obbedirete, non vi ucciderò. Soltanto gli uomini come Ransom si uccidono. Finiscilo. Tu hai cominciato, concludi. Voglio che sia tu a farlo. O forse c'è qualcosa fra te e quel vecchio sceriffo. Cerca di farti forza e ne usciremo. Io affronterò Scaife e forse la tua gente combatterà. La mia gente, aiutala. Non abbandonare Gladys e Tony. Io l'ho amato come un figlio. Per me è finita. Vedi, era scritto che fossi io a dover lasciare il paese. Coraggio, Bill. E ne manderemo molti all'inferno. Ti supplico, salva il paese. Capiranno un giorno perché sono morto. E che bisogna lottare per vivere.
adesso prendete tutti gli uomini. Faremo campi di lavoro. Costruiranno stalle e recinti per il bestiame. La ragazza è mia, Eli. E sono il tuo capo. Io non ho capi, Scaife. Ramson era suo padre. E l'ho ucciso io. Certo, Eli. Hai ucciso suo padre. E la ragazza se lo ricorderà. Ogni notte potrà essere quella in cui ti salderà il conto. Ogni notte. Sarà una vita divertente la tua. Mi so difendere. Da tutti. Non sono contento, Robin. Di questo passo si va per le lunghe. E invece il corral deve essere finito prima che la neve arrivi qua giù. Non voglio correre il rischio che la mandria si disperda. Organizza degli altri campi di lavoro lì al limitare del bosco. Abbiamo bisogno di legname. Sei qui per lavorare, amico, non per assistere i bambini. Muoviti. Alzati, bamboccio. L'altra notte hai fatto l'eroe. Dove è finito il tuo coraggio, eh? Gli uomini mi servono validi, Robin. Adesso riportateli tutti nelle baracche. Su, muovetevi! Non ci fate perdere tempo, che le vostre donne ci aspettano. Dentro! Su! Su, dentro! Anche tu! Su! Ah, nonna, lasciami in pace.
Dovete accontentarvi, Skiff. È l'unica stanza che ho. Non hai un uomo? Se n'è andato. Le notti sono fredde quassù. Non hai paura di me? Di che cosa hai paura? Delle notti vuote. Bastardo non mi avesse conciato così. Lo so. Vorrei che gli altri fossero come te. A presto. Lo spero. Buona fortuna. Quando ho sparato, tuo padre era già morto. Gladys. È morto nelle mie braccia. Dovevi salvargli la vita, se è vero che eri suo amico. Non ho potuto fare niente. Niente. Gli ho detto di fuggire, ma sapevo che non l'avrebbe fatto. È difficile cambiare modo di vivere e di pensare. Ha ottenuto ciò che voleva. Morire per uno scopo. È una magra consolazione, Elle.
Mio padre è morto. Morto. Non serve a niente pensare a noi adesso. È lui che dovevi salvare. Lasciami pure sola. Va via. Ritorna da Scaife. Lui è tuo amico. Fermo, ragazzo. Così peggiori solo le cose. Ogni uomo che mi verrà ucciso, 3 di voi moriranno. Vi avevo avvertiti che non avrei avuto pietà. Ora lo sapete. Voi non siete più uomini per me, ma solamente degli ostaggi. Questa è la mia legge e dovete rispettarla. Ora. Voglio quel ragazzo. Andate. Questi 3 non verranno sepolti. Voglio che diventino polvere sotto ai vostri occhi. Serviranno a ricordarvi il sapore della morte. Thank you.
Tre uomini sono pochi. Devi fucilarne 5, 10. Sterminare tutto il paese. L'inverno può essere più spietato degli uomini. Robin, questa gente ci serve. Non possiamo sterminarla tutta. Almeno per ora. Quel ragazzo è pericoloso. Bisogna prenderlo, subito! Nemmeno la fucilazione della sua gente lo ferma. Le montagne intorno sono vaste. Per uno che vive qui nascondersi è facile. Possiamo anche non trovarlo mai. Dobbiamo cercarlo giorno e notte. Senza tregua. Un mezzo sicuro c'è. Devo trovarlo. Prima che sia tardi. Sono certa che si nasconde lassù. Era il nostro posto. Non può averlo dimenticato. Quando si comincia a uccidere, molte cose si dimenticano. Tony vuole vendicarsi. Ha una ragione per farlo. All'inizio c'è sempre una ragione. Poi si uccide solo per uccidere. Che cosa vuoi? Mi serve un'esca. Lei. E questa volta non puoi dirmi di no. Non hai più i mezzi per farlo. Devi scegliere! È in gioco la sua vita! Mi senti? È in gioco la sua vita! Se ammazzi un altro dei miei uomini, io la ucciderò! Hai sentito, Tony? La ucciderò! Non sai sparare, ma qualcosa serve. Usala soltanto se dovessero scoprirci. Se credi di vendicare così la morte di Bill, ti sbagli. Con quello che fai, lo uccidi un'altra volta.
Vendicarsi non serve a niente. Solo ad aggiungere morte a morte. Voi avete portato la morte tra noi. Non è con la vendetta che risolverai la situazione. Bill era tutto per me. Tutto, capisci? Molti ostaggi sono morti per colpa tua. Peggio per loro. Erano uomini che non meritavano niente. Fare il vendicatore ti fa sentire grande, eh? Importante. Avanti, ammazza tutti uno dopo l'altro. Sfoga tutta la tua rabbia. Avanti, uccidi. Comincia a sparare a me. Ho ucciso io, Bill, no? Io non posso essere che il primo. Forza, sparami. Non sei altro che un assassino come Scaife e come me. Ho conosciuto Bill tanto tempo fa. Allora tuo padre era vivo. E anche lui era un mio grande amico. Come primo allenamento. Non c'è male, eh? Ora un buon caffè ti farà bene. Per oggi me ne hai date abbastanza. Eh? Ah, sì. Mettiti vicino al fuoco a scaldare. Ti sono grato. Tu mi insegni molte cose. Ma siamo solo noi due, El. Sarà difficile liberare Gladys. Dobbiamo liberare il paese, non solo Gladys. Ma da soli non possiamo farlo. La gente deve combattere con noi se vuol tornare a vivere in pace. Non si muoveranno mai. Sono un branco di vigliacchi. Il coraggio viene con la disperazione. Quando vedranno che non hanno scampo, combatteranno. Ma qualcuno li deve guidare. Hanno bisogno di un capo e deve essere uno di loro. Un capo? Ne avevano uno. Non sono guerrieri, ma contadini che sperano sempre nella clemenza del loro padrone. La morte per loro era solo una vaga minaccia nelle parole di Bill. Ora conoscono Scaife. Ora sanno quanto costa morire. Ucciderai Gladys. Devo farlo. Se voglio mantenere il controllo di questo paese. Andiamo via.
uscire. Come ha fatto El? El non è fuggito. È la sua voce questa. Com'era? Chi? Mio padre. Difficile descriverlo. Impulsivo. Anche troppo, forse. Bill lo considerava un uomo eccezionale. E forse lo era. Tu l'hai conosciuto bene? Si può dire che nessuno l'abbia mai conosciuto meglio di me. Era un uomo pronto a dare tutto se stesso, sia nell'amore che nell'odio. Tu lo stimavi? Rispondi. Ci tieni tanto a saperlo? Sì. Ho di lui stupendi ricordi che tento di non sciupare. Lui credeva negli uomini. Devi fare altrettanto.
L'hai ucciso per questo. Solo per questo. Torna al tuo posto. Era solo un ragazzo. Torna a lavorare, ho detto. E anche voi, tornate al lavoro. Come inizio è buono. Bravo, Tony. Vigliacco capace solo di uccidere e nascondersi. Ho fucilato gli ostaggi. È in gioco la vita della sua ragazza e non si arrende. È alla pelle che tiene anzitutto. Gli uomini non sono rientrati. Devo andare a controllare? No. Bart! Prendete la ragazza.
Batte è morto e la ragazza è fuggita. Prendete gli uomini che lavorano al corral e uccideteli tutti. Andate per le case e tirate fuori tutti. Le donne, i vecchi, i bambini. Portateli in piazza e fucilateli. Non deve rimanere anima viva in questo paese. Prendete i cavalli. Steve, anche l'uomo di guardia è stato ucciso e hanno rubato i cavalli. Siamo in trappola. Thank you.
Che cosa è stato, El? Che cosa ti ha spinto a tradirmi? Dietro ogni uomo c'è sempre una storia, Scave, che nessuno racconta mai. Soprattutto perché non serve a niente. Che cos'è per te quel ragazzo? Solo un ragazzo, Scave. Un ragazzo che aveva bisogno di aiuto. E l'ho aiutato. A fare che cosa? A farlo diventare come te? Guardati, El! Sei un uomo finito! Da anni! Tutti e due lo siamo ormai! Senza più scampo! Ma lui è diverso! Diverso da te e da me! Per questo ha vinto lui. Cosa lo ha fatto diventare diverso da noi? Noi stessi. I nostri errori. Ha visto cosa si diventa uccidendo. E ha capito. On his enemy without thinking to use his gun and accomplish his revenge. Who is the man who knows what their revenge will do and pray it will bring nothing more than peace.